Il lockdown è solo una questione di tempo, ma nessuno ha il coraggio di dirlo? Mi sembra che Conte abbia detto che non lo sa, cioè siamo sulla strada giusta per evitare un lockdown, che però può essere anche una strada che se non funziona diventa lockdown. D'altronde stiamo vedendo quello che sta succedendo in Francia, in Germania, e temo che siamo di nuovo nel momento in cui non si può dire cosa si deve fare, ma quello che è inevitabile fare. Siamo in un momento in cui le scelte non sono più a disposizione della politica perché talmente grave è la situazione che se non si ferma in questo momento diventa ancora più grave. Questo famoso scenario te lo spiegavano l'altra sera nella nostra trasmissione con dei numeri, Barbara Gallavotti e l'epidemiologa Salmaso, diciamo, è un crescendo inevitabile. Quando Sala diceva i numeri e ci lasciano immaginare, i numeri delle terapie intensive occupate ci lasciano immaginare che possiamo ancora reggere senza lockdown, sono i numeri di questo momento, non sono la fotografia che viene fatta in quel momento. Il dramma in queste situazioni è la crescita di quei numeri, che non è una crescita regolare, è una crescita esponenziale, come si dice, cioè la situazione di adesso diventa molto, ma molto più grave tra pochissimo tempo. Ora io non so, non sono un tecnico, non sono un epidemiologo, non sono un immunologo, non so se è giusta la dimensione degli interventi che ha fatto il governo. Mi sembra che anche gli esperti non si sbilancino al riguardo più di tanto. Mi sembra che siamo però di nuovo nel momento in cui le scelte sono quasi imposte dalla situazione, ecco. Anche il quadro che fai tu, insomma, certo, non ci dà, diciamo, molto conforto, perché questa è la fotografia della realtà. Claudia Fusani.